Il mattino del 29, prima di arrivare in fondo alla strada, scorsi in lontananza quattro case che bruciavano. Decisi di tornare indietro verso casa. Trovai mia madre sulla soglia. Sapendo che mi sarei andato a nascondere, come tutte le volte che arrivavano tedeschi, mia madre mi pregò di portare con me altri indumenti per coprirmi meglio. Questa è stata l'ultima volta che la vidi. Quando ci penso ancora, mi viene da piangere. È una domanda alla quale posso rispondere molto sinteticamente. Mi ha portato via tutta la famiglia, tutti i parenti, escluso uno zio, fratello di mio padre, e una sorella, che aveva un anno meno di me. Quando dici tutti, quanti intendi? Intendo 14 parenti, 15 con mio padre, però quello è morto nel primo bombardamento aereo di Vado, capito? Era compresa la madre, la sorella più piccola, 8 cugini, 4 zie. Sembrava destino che ci dovevamo trovare tutti in quel posto per essere uccisi. In quali circostanze la guerra ti ha portato via tutti questi parenti, tutti Il questi cari? 29 settembre del 1944, dentro la chiesina di Cerpiano, e non del tutto perché mio cugino Giorgio era andato con mia sorella alla chiesa di Casaglia, dove poi è stato ucciso per primo dentro il cimitero di Casaglia. Quindi su 14 morti, 12 sono morti a Cerpiano. Uno a Sì. 13 Casaglia, a Cerpiano, 13 a Cerpiano, cioè una a è una Casaglia Casaglia. e tuo padre allora il quindicesimo. Sì. E infatti allora racconta qual è stato il tuo primo impatto con la guerra? Quando è che la guerra ti ha colpito per la prima volta? Mi ha colpito quando sapevo, il 18 maggio del 44, sapevo che mio padre si era recato a Vado e da casa vedemmo i bombardieri americani che avevano bombardato il paese. Io corsi per andare, sapevo che mio padre era a Vado. Quando arrivai alla galleria, che è rimasta quella galleria che non è stata modificata per niente, che allora era un rifugio antiaereo, le persone che avevano visto quel che era successo mi dissero non andare, non andare, non si può, è proibito, mi impedirono di proseguire perché dall'altra parte del ponte c'era mio padre, che poi fu portato via, fu portato all'ospedale maggiore, dove arrivò morto in pratica. Dimmi una cosa, cosa pensavi te e i tuoi coetanei, cosa pensavate della guerra allora? E tu eri influenzato dalla propaganda fascista, dall'educazione che avevi avuto a scuola negli anni precedenti, perché tu avevi 17 anni nel 44, quindi avevi 14, 13, 14 nel 40. Io ho fatto la quinta elementare a Vado con una maestra che abitava a Bologna, che veniva tutte le mattine con la corriera ad insegnare a Vado. Ebbene, quella maestra si chiamava Anita Luccarini, capito? Quella è stata la prima maestra che ha cercato di dare un'educazione fascista a noi altri ragazzi. C'era un problema, non avevo la divisa da Balilla e incominciò a dire che dovevo cercare di dire a mio padre che comprasse la divisa. Mio padre non la voleva comprare, la maestra trovò il modo di farmi avere i pantaloni, la camicia, però mancava il fazzoletto blu, però mancava il medaglione. E a forza di cercare, trovare un medaglione, però non aveva la spilla per appuntarlo. E fu un'altra tragedia. Questa signora era la moglie di un poeta fascista che aveva scritto un libro che noi studiammo per tutta
l'annata scolastica le sue poesie. Era, il libro si intitolava La cantata mussoliniana ed era un inno al fascismo. Però a casa mia le cose andavano molto diversamente, facendo in maniera che non mi influenzasse. Quindi tu a casa avevi un'educazione. I miei erano contrari alla guerra, contrari al fascismo, naturalmente avevamo fatto la guerra 15-18, dopo un fratello di mio padre che era tra l'altro uno studente universitario perché stava studiando per diventare prete, capito, e morì nella prima guerra mondiale, si chiamava Antonio. Capito? Quindi con le guerre mondiali non siete fortunati. No. Vi posso raccontare un fatto, che avevo un figlio questa maestra che si chiamava Folco, non so perché portava quel nome, nel dopoguerra intanto a Gardeletta fu preso prigioniero dai partigiani, però dati che erano tutti, conoscevano sua madre e conoscevano anche lui, non lo uccisero, diventò un partigiano. E sapete il nome di battaglia di questo com'era? Balilla. È diventato un giornalista nel dopoguerra e abitava a Reggio Emilia e alla radio ha raccontato anche le sue avventure. E capito, quando veniva vado con la madre e avevo un grosso rapporto d'amicizia con Romano Comellini. Allora, ascolta, tu sei nato alle Murazze, che è sul fiume. Sì. Giusto, sì. La tua famiglia è stata sterminata invece a Cerpiano e a Casaglia, che sono invece su a Montesole. Sì. Come mai che eravate lì? Ecco, la mia famiglia abita in quella casa e io continuo ad abitare quella casa dal 1 maggio del 1795, capito? Si trasferirono da Biolo di Brigolo, si chiamava allora, dove adesso hanno fatto quella coppa. In quella zona c'era questo podere, si trasferirono da lì alle Murazze, comprarono, evidentemente avevano disponibilità finanziarie, comprarono case e terreni facendo i contadini, però facevano lavorando della terra di loro proprietà e non era una cosa da poco, che la maggioranza erano mezzadri. Sì? Si trasferirono lì. E un fratello morì nella prima guerra mondiale, gli altri due rimasero insieme nonostante si fossero sposati, capito? Erano rimasti in un unico nucleo familiare. Mio padre aveva tre figli, io ero il più grande, lo zio aveva sei figli, tre maschi e tre femmine. Ci trasferimmo dopo la morte di mio padre, quando la vita in fondo era diventata abbastanza difficile. Non solo noi, ma tutti cercavano di trasferirsi più in alto, perché dicevano lassù non ci sono obiettivi militari, arrivano gli americani, perché tutti speravano negli americani, capito? E sì, il motivo per cui ci portò a Cerpiano fu che una sorella di mio padre, che si chiamava Margherita, però aveva un soprannome, Antenisca, che era stata la domestica di un sacerdote nativo di Cerpiano, che in un certo senso era una grossa figura di sacerdote, perché portò a Cerpiano, assieme al parroco di Gerraio, si diedero da fare, per portare a Cerpiano la scuola elementare e l'asilo, che prima la gente non andava a scuola perché era vado alla quercia, campo a cavallo a girare a piedi, non c'era mica la scuola bus. E allora riuscirono a portare la scuola elementare a Cerpiano. Si faceva solo fino alla terza elementare, però intanto imparavano a leggere e scrivere. E beh, quando muore lascia lo zio una casa, noi ci trasferiamo in quella casa, ma il destino, chissà, il destino, perché quella zia aveva continuato a fare la domestica dei preti ed era nella zona sotto pianoro da un prete, quando noi ci trasferiamo lì anche lei pianta tutto là e viene lì. Un'altra zia, che si chiamava Alda, era domestica del maresciallo dei carabinieri di Vado, che anche lei quando ci trasferiamo viene lì, capito? C'è un'altra zia ancora che si chiamava Annunziata, che era sposata con due figli,
e viene con marito e i due figli a Cerpiano anche lei, sembrava destino. Sì, anche se è passato tanto tempo, ma capisco bene che ricordarlo è sempre come, è come oggi. Ma che cosa avviene a Cerpiano il 29 settembre? A Cerpiano il 29 settembre non avviene niente. Il 28 le persone adulte erano davanti alla chiesina a Cerpiano, c'è una chiesina dedicata agli angeli, era dedicata agli angeli custodi, erano davanti perché? Perché gli americani, la quinta armata americana che aveva sfondato le neogotiche e stava avanzando, i colpi di cannone arrivavano contro Monte Venere, per cui la gente era convinta che si tratta di qualche giorno. E poi dice, arrivano gli americani. In quell'occasione lì a Cerpiano era venuto anche un professore di un istituto tecnico di Bologna, Lardini Valeriani, il professor Fabris con la moglie e i due figli, erano venuti a Cerpiano, perché non lo so. Comunque, capito, il professor Fabris mi dice due cose. Intanto che il mattino successivo sarebbe venuto Don Marchioni, che era parroco di San Martino, a celebrare la messa a Cerpiano. Era stato invitato là perché il 29 settembre è la festa di San Michele Arcangelo e la chiesina era dedicata agli angeli custodi. Io facevo un corichierico, ma fece un'altra cosa. A noi ragazzi, il professor Fabris, diede dei cartoncini sui quali era scritto, ve lo dico come si legge, perché io l'inglese non lo conosco, Welcome tot American Soldier or Liberator, cioè benvenuti i soldati americani. Quando arrivano gli americani si fate di vedere cosa. Io poi l'ho fatto vedere a Montuno. Succede che il mattino del 29, come ho già letto prima, mia madre mi viene a chiamare e dice: guarda, minaccia di piovere, vai a cercare dell'erba per i conigli perché se si bagna poi a fare da mangiare gli fa male. Io mi alzo, vado volentieri, ho dormito con mio cugino Giorgio, al mio fianco, e dal lato dei piedi in senso opposto altri due miei cugini, uno si chiamava Martino, aveva 6 anni, e l'altro si chiamava Damiano, aveva 3, capito? Vado a cercare quest'erba, che sapevo benissimo dove andare, quando vedo che in fondo alla valle ci sono delle case che bruciano. Allora torno indietro perché era successo in queste zone, anche nella zona di Monzuno, alla Cofresca, capito, che avevano bruciato delle case. E la gente, capito, sapeva che se fosse fatto un rastrellamento, come minimo bruciavano le case. E allora, capito, torno indietro, quando passo davanti alla porta di casa, mia madre sulla porta mi dice: guarda, vai, lei sapeva che io andavo a nascondermi nel bosco. Capito? Ebbene, dice, prendi qualcosa con te perché minacce di piovere, se no ti bagni tutto. E qui succede che io vado per andarmene quando anche i partigiani che erano a Cerpiano, con i quali era nato anche un rapporto di amicizia, capito, se ne stanno andando, contrariamente a quello che dicono diversi autori, capito, io sono andato via con loro. Andiamo più in alto che c'era una borgata che si chiamava Zola, quando siamo lassù, c'è il comandante di questo squadretto di partigiani, che si chiamava Tito Comellini, ed era un parente di mia madre. Dice: ah, ci sei anche te? Dico: sì, ma dove andate? Ah, dice: noi andiamo in cima a Montesole. Quel sentiero c'è ancora. Ebbene, succede che quando stanno salendo, a un certo momento finisce la vegetazione e c'è un tratto, sento proprio nulla sulla roccia. Quando i primi cominciano a passare per in quel punto, evidentemente li hanno visti, ma da forse da molto lontano, perché gli sparavano, vedevano i proiettili che colpivano la roccia che si sbriciolava sotto i colpi. Dico: non vengo mica io su di lì, guarda mo cosa succede. Dico: ma guarda dove vai. Vado nel bosco perché voglio vedere quello che succede. C'è quel fosso, si chiama Rio di Fialungo, quel fosso lì in fondo. Quando sono lì c'è un altro, che era il marito della, di una mia zia, dell'Annunziata, dice: ah, ci sei anche te? Dico: sì, ma dice: dove andiamo? Io dico: io vorrei andare in un posto per vedere se arrivano a Cerpiano qualche succede.
e ci mettiamo, cioè cerchiamo, c'è la discesa, adesso c'è una foresta, loro non c'era, noi ci mettiamo nella quarta opposta, sdraiati. Quando siamo lì, dopo un'ora, forse anche più, dalla strada che sale dal fondovalle, un gruppo di soldati tedeschi di sicuro, che erano dell'SS, io ho saputo chissà quanto tempo dopo, con gli impermeabili, arrivano a Cerpiano, in fila indiana, tranquillamente, capito? Ebbene, si sparpagliano per le case, dopo un po' si vede che tutte le persone che trovano sono tutte donne, bambini e qualche vecchio, capito? Gli unici era il professor Fabris e altri due vecchietti, li fanno entrare dentro la chiesina. Quando tutti sono entrati, e credo che se non vado errato fossero 49 persone, capito? Se chiudono la porta, dentro c'era anche quella che era stata la mia maestra elementare a Verdoletta, che si chiamava Bortolucci Teresina. Il suo paese natio, sono venuti a dare notizie perché vogliono fare una cosa a ricordo. C'era anche la mia maestra d'asilo, che era la suora Antonietta Benni, che lei si salva, e lei ha raccontato che dopo che tutti erano stati chiusi dentro, un soldato ha riaperto la porta, si è affacciato e ha detto: fra 5 minuti tutti caput, cioè tutti. Antonietta Benni, che capisce perfettamente il significato di quella parola, dice: ti chiamo l'atto di dolore, perché questi ti vogliono uccidere tutti. Lo sapete dopo qua tutte, perché lei è rimasta a Gardaletta a fare la maestra d'asilo anche dopo la tragedia. Sapete, Francesco, avevamo tutti recitato l'atto di dolore. Il soldato esce, chiude la porta, da una finestra laterale, c'era un gruppetto di soldati, viene lanciato un oggetto contro la finestra, ci senti i vetri che si rompono, lo scoppio dentro la chiesina, con delle grida che si sono fiorite dopo qualche ora, e succedono altre cose: la pioggia che incomincia a cadere a dirotto, le grida, e un soldato che era entrato nell'aula dell'asilo dove c'era un armonium, e si sentono i suoni di questo strumento. Loro però hanno cercato sempre un soldato davanti all'ingresso della chiesina, che tanto per ingannare il tempo andava avanti e indietro. Dopo qualche ora si apre la porta della chiesina, appare una persona, un uomo, una persona adulta, capito? Quello come lo vede, gli spara una raffica, la uccide e cade lì proprio sull'ultimo gradino per entrare in chiesa. Dopo qualche tempo, da una porticina laterale, che nel rudere ci sono ancora, una donna che evidentemente era rimasta leggermente ferita, in coma, chi lo sa, ebbene, la esce, si avvia verso le case, quello come la vede anche lei spara una raffica e cade in terra così, capito? Sì. E invece a Casaglia cosa ti ha raccontato tua sorella, che è successo? Ecco, mia sorella con mio cugino Giorgio, quel mattino decidono di andare in quella che era la nostra chiesa parrocchiale, chiarito, a Casaglia. E mia sorella mi ha raccontato che quando sono arrivati là, il parroco era morto nel 42, c'era però la sorella che abitava ancora in canonica. La gente incominciava ad unarsi lì davanti, un bel momento la sorella del parroco si accorge di questa persona e dice: beh, cosa c'è, com'è che siete qui? Lei non aveva visto ancora cosa stava succedendo. E allora dice: c'è un rastrellamento, vorremmo andare in chiesa. Lo scopo qual era? E dice: bruceranno le case, le stalle, i fienili, vuoi che brucino una chiesa? Una chiesa non bruceranno mai. Per cui si erano rifugiati in chiesa. Mia sorella dice che lei gli aprì le porte, entrarono in chiesa. C'era chi piangeva, chi pregava come era normale, capito? Don Marchioni, che doveva venire a celebrare la messa a Cerpiano a piedi, perché allora si viaggiava solo a piedi, durante il percorso avrà anche visto cosa stava succedendo man mano salivano. Quando arriva lì, sente che alla chiesa c'è della gente, ci si ferma con loro e si mette a recitare l'orario.
questo è sempre il racconto di mia sorella. Ebbene, succede che il gruppo di soldati della SS che arrivano lì, la prima cosa che fanno è cercare di chiudere tutte le porte per impedire alla gente di scappare. Però allora, almeno da noi c'era questa usanza, le donne e i bambini entravano dalla porta principale, gli uomini invece da una porticina dietro al campanile, che era la porticina della sacrestia. Prima che loro si accorgano di quella porticina, tre persone riescono a scappare, si rifugiano nel bosco e si salvano. Tre si rifugiano sul campanile, sul campanile si rifugiano due uomini e la sorella del prete. Ebbene, evidentemente loro hanno visto che qualcuno è salito sopra. Quando hanno finito di chiudere, due soldati entrano in chiesa, vanno a cercare l'ingresso del campanile, salgono sul campanile, però uno degli uomini che abitava a Gardaletta, che si chiamava Beppe di cognome, quando erano sul campanile, lui non sta lì dove i campanari suonano le campane, si arrampica sopra le campane, capite? Quando arrivano i due soldati su, vedono questo uomo e questo uomo, li uccidono tutti e due, però non si accorgono di quello che era sopra, che poi ha raccontato. Ebbene, succede che, ridicendo, quando sono pronti, aprono la porta principale e dicono che tutti devono uscire. Quando tutti sono usciti, con loro i lati perché non si dovevano sparpagliare, in chiesa rimane una ragazza seduta su di una seggiola. Era una ragazza che abitava più giù, verso sopra alla Quercia. Era ospite della sorella del parroco, era paralitica, non aveva l'uso delle gambe. Quando vedono che tutti sono usciti, lei è rimasta là, entrano dentro incavolati e cominciano a gridare che deve uscire con gli altri. Quando vedono che non obbedisce, cominciano a calciare la seggiola. In un certo momento la ragazza cade in terra, gli sparano e la uccidono. Si chiamava Vittorio Nanni, che suo fratello di tanto in tanto, che diceva che più di me, viene a dire: ti ricordi sempre di mia sorella? Dopodiché gli dicono che le avrebbero portate, cerchiamo, qualcuno lo dice di Zola, però di Zola era già stata bruciata. Ebbene, succede che quando arrivano al Bibbio, i primi, no, a un bel momento dicono che Don Marchioli deve tornare in chiesa. Don Marchioli torna in chiesa, lo seguono due soldati, però nessuno sa cosa è successo, non c'era nessuno dentro. Si presume che lui, arrivati sull'altare, ha aperto il tabernacolo, ha preso la piscina, perché io ho saputo anni dopo che hanno il dovere i sacerdoti, in caso di pericolo, di consumare le ostie consacrate. Prende la piscina per consumarne le ostie, quando gli sparano una raffica, lo uccidono, un potente colpisce anche la piscina, che c'erano le suore del suo monastero. Sì, sì. Dopodiché, quando arrivano al Bibbio per Cerpiano, andato a Cerpiano, cercano di andare in quella direzione. Ebbene, loro dicono no, avanti dritti, e si trovano all'ingresso del cimitero. Quando loro vedono che c'era il cancello del cimitero, che non è naturalmente quello attuale, è chiuso con una catena col lucchetto, si allontanano, sparano contro il lucchetto, lo rompono, lo aprono e fanno entrare tutti. Quando tutti sono entrati, per chi delle versioni ce ne sono tante, quando io dico quello che poi mia sorella mi ha raccontato, quando tutti sono entrati, fanno un'altra cosa tra me, prendono le persone più alte, le mettono contro la cappella, poi man mano calavano di statura, sempre più avanti, con i bambini che piangevano, che gridavano, i bambini di allora. Durante questa operazione, mia sorella Lidia e mio cugino Giorgio erano insieme, quando mio cugino incomincia a dire con mia sorella che gli scappa la pipì, forse per la paura, insiste che gli scappa la pipì. Mia sorella, che non si rende conto di quello che sta per succedere, dice: ma va l'angolo, va la fare. Come se lo gruppo gli sparano, lo uccidono, fu il primo ucciso lì dentro.
dopodiché si mi sono ginocchiati ai due angoli del muro di cinta, inginocchiati per sparare basso, con i loro mitra e cominciano a sparare sul mucchio. Mia sorella prende un proiettile e si conficca nell'osso dell'anca destra, cade in terra, gli altri gli cadono addosso, capito? E in questo modo si salva. Però il peso dei cadaveri, lei ha sempre detto che su di lei era caduto un ragazzo che abitava a Dizzola e che conosceva, e che quando si era predato era diventato come un sasso, gli impediva qualsiasi movimento, capito? Ebbene, il giorno dopo nel pomeriggio, un contadino che come me tanti altri era nascosto nel bosco, i soldati non c'erano più, va a cercare la sua famiglia, mia sorella sente che c'è uno che non è più un militare, dice se gli dà una mano per uscire, ma lui trova sua madre, che dava ancora segni di vita, dice guarda porto via mia mamma, poi torno ad aiutarti. Ebbene, la madre gli muore con le braccia dopo poco, torna, aiuta mia sorella ad uscire, gli procura un bastone, con quale si avvia verso Cerpiano. Ebbene, qui facciamo una parentesi, nel film L'uomo che verrà c'è, e il personaggio è una che si chiama Elide Ruggeri, che era nel cimitero, me l'ha detto lei, dello cimitero, aveva preso un proiettile e l'ha trapassato un fianco, era in terra, dice che mi dimenavo con un dolore tremendo, il sangue che usciva. Quando all'ingresso del cimitero appare un soldato dell'SS, mi vede, mi prende per il braccio, mi trascina fuori, anche fuori, mi scopre, mi disinfetta le ferite, me le tampona per impedire al sangue di uscire, dice tu somigli a mia sorella, dopo la guerra voglio tornare a trovarti, la cosa poi nel film è diversa. Sì, sì. Voi, tu e tuo zio, cosa avete visto dal vostro posto dove eravate nascosti? Noi abbiamo visto portare la gente tutta dentro alla chiesina, mia madre, mia sorella, mie zie, i miei cugini, capito? E poi chiudere la porta e poi lanciare un qualcosa che da dove era impossibile sapere cos'era, capito? Sentirlo, mi vede che si rompevano lo scoppio dentro la chiesina, capito? Sì, sì. Ma vi siete resi conto di quello che stava succedendo o no? No, la speranza era che non fossero morti tutti, ecco. E invece le cose poi sono andate molto diversamente, perché lì hanno lasciato sempre il soldato di guardia. Poi, durante la notte, la moglie del professor Quabris era ferita, si mette a gridare, questo è il racconto dell'Antonietta Benni, si mette a gridare disperatamente, evidentemente a loro da fastidio, un soldato apre la porta, entra, guarda dove, quando vede dove gli spara e la uccide. Capito? Il marito che è ferito ma è vivo, dice ma io sono un fascista, ho la tessera del fascista in tasca, lasciatemi andare. Come insegnante, se non l'avevo, non insegnavo a quel periodo. Ma quel soldato, in bell'italiano, lo dice, se eri un fascista non eri qui, ma non lo uccide. Il giorno dopo, nel pomeriggio, entrano dentro, tutti quelli che danno ancora segni di vita li uccidono, capito? Però le donne strappano orecchini, eventuali catenine, fili nuziali, anelli, borsetti, gli uomini portafogli, capito? Nonostante questo, D'Antonietta Benni era ferita al braccio destro, capito? Lei era vestita di nero, la suora, gli prendono la mano, gli sfilano la borsetta, forse l'hanno sentita fredda, ha pensato che fosse morta. Ci ha salvato anche un ragazzo che allora aveva 9 anni, Fernando Piretti, che sua madre cadendo morta l'ha parzialmente coperto, capito? E una bambina di 7 anni, Paola Rossi, che qualcuno aveva coperto con un rossiale e secondo l'Antonietta Benni non l'ha neanche notata. Ascolta, raccontaci un po' come è stata l'avventura a scappare da Montesole e arrivare fino a Monzuno, che è un tratto che oggi andando a piedi con calma ci voglia stare una cosa. Ore. Intanto succede che viene la notte, avevamo bruciato tutte le case prima di Cerpiano
e dopo quell'altra borgata che si chiamava di Stolla, era tutta stata tutta incendiata, e loro, tre soldati che erano saliti da Cerpiano lassù, avevano incendiato tutto, poi se ne tornavano giù molto tranquillamente. A un certo punto si sono anche fermati guardando verso di noi, e noi terrorizzati perché siamo fritti, capito? Rientrano a Cerpiano, non bruciano nulla, capito? E però loro sono sempre lì, e smette di piovere, e comincia a schiarirsi, appare qualche faccia di luna, e loro sono sempre lì. Allora dico, no, andiamo via, andiamo giù per quel fosso, che arriva a Verdelette. A un certo punto troviamo due donne, capito, che prima si prendono uno spavento tremendo perché pensano che siamo soldati tedeschi. Poi, quando ci sento parlare in dialetto, capiscono che siamo due, che non è ancora nessun pericolo. Quando ci siamo avvicinati, sono venute con noi. Una ha abitato a Gerdaletta, è una Nannetti, tra l'altro. E andiamo, a un certo punto usciamo, veniamo lì dal fosso, passiamo perché avevamo paura che a Gerdaletta ci fossero dei tedeschi, e attraversiamo il bosco, poi veniamo a finire sul ponte della strada che porta alla Quercia, che allora era un ponte in legno. Ebbene, stiamo un po' a guardare, si vede una motocarrozzetta che da Gerdaletta sale su a Castelletto, poi va verso Rio Veggio, capito? Poi dopo tutto tranquillo, e allora dice, cerchiamo di passare di là. Io per primo, di corsa attraverso il ponte, arrivo di là sul campo, che tra l'altro era un campo arato, che con la pioggia mi ero tutto infangato. Poi arrivano anche gli altri, andiamo alle piane, sai, sopra la canova, c'è le piane. Ecco, là loro sapevano, le due donne, sapevano che nel bosco c'era un rifugio scavato dagli abitanti delle piane. Allora siamo andati e difatti hanno trovato. Noi abbiamo proseguito, siamo andati per il sentiero, che allora era un sentiero, per San Nicolò. Sotto San Nicolò, in un certo momento, io passando per una vigna, avevo messo il seno dei grappoli d'uva. Succede che quando siamo là, dico, io mi fermerei, ma ho fame, mangerei l'uva. Lui, lo zio, tira fuori delle galette tedesche, sai cosa sono le galette? E si prende mo, allora io gli do un grappolo d'uva, lui mi dà le galette, mentre siamo lì le cannonate degli americani continuavano a cadere. Un bel momento un ramo spezzato di sicuro, una scheggia cade giù, ma era un ramo sottile, non successe niente. Andiamo ai boschi di sotto, i boschi di sotto dove abitava quella che sapeva tutto là. E là, anche là, per l'amor di Dio, andate via, perché loro avevano visto bene cosa era successo. Andate via, e ce ne andiamo. Andiamo a casa Barbieri. A casa Barbieri, quando siamo lassù, che troviamo dentro una stalla, troviamo uno che si chiamava Iosi, che anche lui era uno. Ebbene, succede che quando la gente si alza, capito, che ci vedono e cominciano a dire no, andate via, se arrivano i tedeschi dicono che siete partigiani e uccidono anche noi. Però ci dissero che nel bosco più giù c'era un rifugio che potevamo andare là, e quando gli dissi che avevo fame, gli dissero che mi avrebbero portato a mangiare, infatti me ne portano, capito? Dopo qualche giorno, da si vedeva i boschi di sotto, erano lì di fronte, c'erano dei soldati tedeschi. Ad un certo momento nasce uno scontro fra soldati tedeschi e altri soldati, chissà chi erano, capito? E tre soldati tedeschi rimangono stesi per terra. Non so se erano feriti o morti, non lo so. Se quelli sparano i tedeschi sono quelli che noi stiamo aspettando. Il mattino, a quando incomincia appena a schiarire, andiamo in fondo al fosso, su, capito? E andiamo, ci troviamo alle prime linee americane che erano lungo la strada che da San Nicolò porta a Monduno, che poi la contadina dei boschi di sotto, la Iannelli, dice che è stato uno scontro con i partigiani, cioè è stato uno scontro con gli americani.
quando siamo su, attraversiamo, ci sono i soldati americani lì con le trincee, capito? Tutti ben intabarrati, capito? E andiamo giù, andiamo alla pilla. E alla pilla, quando siamo là, ci danno da dormire dentro una stalla. Però io ho visto gli americani con tutte delle cose, delle scatolette lì per terra che le pestavano. Dico, adesso bisogna che vada su a vedere. Il mattino successivo vado su e comincio a trovare le scatolette non aperte. E allora cominciano a dirmi se che me ne danno ancora, però mi chiedono se so dove ci sono le cesna. Sai cosa sono le cesna? Almeno io lo ricordo così. Le castagne. E allora dico, sì, là ci sono le castagne. E allora dici, tu andare a raccogliere le castagne e poi me ne tornai alla pila. Il dramma fu che qualche giorno dopo, capito, lo zio comincia a dire, dai, andiamo a vedere, ci sono arrivati gli americani alle murazze, andiamo a vedere e veniamo giù per il fosso, a Riobacchio, bell'aria, c'era gente fuori, tranquilla, capito? E allora dico, dicevo là che sono arrivati, andiamo alle murazze. Quando siamo alle murazze a me mi viene una fifa, una paura, e dico, porca vacca. E allora vado fino nella piazzetta davanti alla chiesa e mi sembrava che una voce dentro di me dicesse, vai via. E mi torno indietro, dico, senti, io ho paura, io qui non ci sto. Allora dice, adesso vengo anch'io, lo dico. Dice, chiudo la porta e poi vengo. Io dico, se richiude la porta, io vado a chiudere la finestra che era spalancata. Casa vostra. Di casa vostra. E allora succede che lui viene dentro sparato, dice, scappa che ci sono i tedeschi. Ebbene, io dovevo venire a fare un po' di passi verso la porta, poi andare fuori, c'era una porta dietro, capito? Succede che era lì, tre gradini, e poi veniva a prendermi, capito? Scendo giù di volata nel fiume, attraverso il fiume, nell'acqua, tutto qua, quando arriviamo di là, bell'aria, ridevano, avete preso paura degli americani, erano americani, c'è un minuto dopo tante di quelle cannonate. A un sospetto, questo è fuori da tutti i discorsi, quell'Albert Meyer che ha buttato la bomba dentro la chiesina di Serpiano, dopo che la 16ª divisione SS è rimasta qui come soldato di prima linea, rimane ferito ad una gamba, viene portato a Bologna, poi a Verona, poi a Innsbruck, capito? Ebbene, non vorrei perché, dopo che noi eravamo scappati di là nella notte, degli italiani che erano stati presi a portare le munizioni con i tedeschi, furono fatti venire le murazze a prendere un soldato che era rimasto ferito ad una gamba. E lo portarono con una rete da letto fino a Cerpiano, perché la barella era solo a Cerpiano da portarlo via. Non vorrei che fosse un sospetto anch'io. Cosa pensavi allora dei partigiani? Quello anche dopo? Ma io ero, i partigiani li ho avuti come compagni di lavoro, lui abitava lì poco lontano da casa mia. Suo fratello era il nostro macellaio ad ammazzare il maiale. Capito? A Cerpiano eravamo diventati amici. Una cosa, c'era uno che si chiamava Vivarelli, a Vado, che era lassù come partigiano. Quel mattino era di guardia lui. È stato lui che si è accorto di quel che succedeva, come me sono accorto io, è andato a svegliare i partigiani. E sapete che cosa mi ha sempre detto? Io dopo quello sono andato in fondo al fosso, del Rio Moneta, mi sono nascosto là e non sono risultato buone. Poi c'era Naldinello, c'era Rocco Agostino, gente con la quale siamo stati compagni di lavoro, che abbiamo parlato. Veniamo a un tema molto interessante e anche molto delicato. Tu hai detto più volte di aver perdonato i militari tedeschi, le SS, che hanno fatto quello che hanno fatto. Sì. E ci puoi dire brevemente
Che cos'è che ti ha spinto in questa, che è una cosa molto rara? Ecco, vi dirò che succede che Walter Reder, che io vi dovrei anche dire quel che ha fatto Walter Reder a Cerpiano, perché se non avevamo bruciato le case, è che dopo lui ha installato lì il suo comando con i suoi ufficiali e tutto, ma quando trova, arriva, ed è il 4 ottobre del 44, pioveva di rotto, arriva in casa, trova la chiesa con la gente, con quelli che si erano salvati, che erano lì, quando li vede raus, 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 pioveva talmente forte che si rifugiano in cantina. Ebbene, succede che in cantina anche lo zio, il fratello di mio padre, che era prima nascosto nel bosco, poi per la gran pioggia si era nascosto in cantina, sotto il palazzo c'erano delle cantine molto grandi. Ebbene, succede che nel pomeriggio incominciano a frequentare la cantina e dire che le donne devono salire di sopra, che gli devono dare una mano a riassettare, capito? Figuratevi se con quello che era successo potevano accettare. Lo zio però capisce di che cosa si sta trattando, si accorge della manovra, prende mia sorella e una sua coetanea che si chiamava Paolina, che si era salvata in un'altra circostanza, la nasconde sotto un tino capovolto, che mia sorella ha detto che dopo pochi attimi non c'era più aria. Sapete che i tini hanno quel buco, dice, andavamo a turno, una volta lei, una volta me, per respirare. Quando sono stati pronti, hanno detto che le donne dovevano salire di sopra, loro non ci volevano andare, le hanno costrette con la violenza a salire di sopra. E quando sono stati di sopra, hanno detto che si dovevano denudare, suore comprese. Ebbene, loro non lo facevano, hanno cominciato a strappare i vestiti di dosso, le hanno denudate tutte, le hanno violentate tutte, suore comprese, capito? E poi le hanno cacciate anche dalla cantina. Ecco, si sono ricoperto con quello che sono riuscito a trovare. Nel 51 Walter Reder era stato preso dagli alleati, consegnato alle autorità italiane, capito? Allora, nel 51 Bologna viene processato e condannato all'ergastolo. Lo stava scontando nel carcere militare di Greta. Ebbene, succede che dopo aver fatto 30 anni si dice pentito e chiede di essere liberato. Il comune di Marzabotto ha la bella idea di fare una specie di referendum fra i superstiti, e in quell'occasione io dissi che se fosse stato veramente pentito avrebbe dovuto starsene in silenzio a scontare la pena che gli era stata inflitta. Lo zio, che gli avevano ucciso la moglie e i sei figli, lo perdonò e rimproverò anche me. L'Antonietta Benni, che era stata anche violentata, lo perdonò. Qualche tempo dopo ci incontriamo casualmente, quando mi vede dice: vergognati Francesco, un cristiano che non perdona. L'ho sempre sentito con un peso. Poi pensandoci, continuando ad odiare, non sarei andato da nessuna parte. E allora succede che un giorno ero qui, quando ho cominciato a fare il volontario qui, quando arriva Udo Gumpel, quello che adesso sarà, ha ancora il suo biglietto da visita, è tutto sgualcito, mi dice, vanno dentro dal gestore, il gestore esce e dice: siete stati fortunati, lui qui è uno che è interessato. Allora si qualifica, dice che hanno fatto le ricerche, capito, e hanno scoperto chi ha comandato il gruppo. Dice: se vieni a Cerpiano con noi ti raccontiamo quel che abbiamo saputo. Andiamo a Cerpiano, mi dice che si chiama Albert Meyer, che ha 80 anni, che vive in carrozzella perché è rimasto ferito di una gamba e non ne ha più l'uso, capito, che ha fatto tutta la guerra 39-45 nella SS, che è rimasto ferito 7 volte, che è stato lui che ha buttato la bomba a mano dentro la chiesina e che si è vantato con i suoi commilitoni dicendo: lancio solo una bomba perché così soffrono di più. Cioè, quando siamo andati ad intervistarlo e gli abbiamo parlato di Cerpiano, ha detto che se gli venisse ordinato lo rifarebbe.
in tribunale a Cerpiano c'è la lapide con ancora tutti i nomi delle persone uccise. Ebbene, mi dice, vai là vicino, indica i nomi dei tuoi che sono stati uccisi qui. Glieli indico e sono 13, capito? Mi dice, ma senti, se tu ti trovassi di fronte a me, cosa faresti? E io volevo rimediare quello che non avevo fatto. Ho detto, penso che lo perdonerei. Lui non se lo aspettava, mi fa, ti ripeto la domanda, ma se tu ti trovassi di fronte a me, che cosa fai? E io ti ripeto che lo perdonerei. Il Tribunale Militare di La Spezia, quando viene a sapere questo, vuole imbastire un processo contro questo Meyer. E allora vengono due giudici militari, accompagnati dal nostro maresciallo dei carabinieri, a interrogare tutti quelli che hanno avuto dei morti a Cerpiano. Ebbene, la seconda volta, dopo un passato di diverso tempo, capito, tornano, però non avevano preavvisato il loro arrivo, io ero qui, perché facevo già il volontario, e allora mi fa, arrivano qui, dice, ah, siamo andati da sua moglie, ha detto che lei era qui, abbiamo ancora delle domande da fare, veniamo qua dentro, e mentre mi stanno facendo le domande, uno dei loro telefoni suona e risponde, quando ha finito di rispondere, dice, ma era morto, dico, adesso devo fare i conti con qualcun altro. Però il 6 ottobre del 2006, mi pare, se non vado errato, siamo stati convocati tutti al Tribunale Militare della Spezia e anche là, quando è arrivato il mio turno per entrare, mi hanno fatto tutte le domande che hanno ritenuto giusto farmi e poi hanno detto, allora per dire lei può andare, dico, io vorrei aggiungere una cosa, vi dica pure. Per quello che mi riguarda li perdono tutti, ho perdonato Albert Meyer, perdono anche loro. Va bene, grazie. Vorrei concludere con questo, tu da quanti anni fai la guida qui? Ho 20 anni, che lo so. E allora, e incontri un sacco di persone di tutte le età, soprattutto ragazze e ragazzi giovani o molto piccoli, dell'elementare, delle scolari, dell'elementare, delle medie. Allora ti volevo chiedere questo, questa esperienza che hai ti suggerisce che chi è venuto dopo possa comprendere davvero quello che è successo allora? Sì, sì, sì. Secondo te? E quindi che valore ha la memoria ricordare queste cose? Poi io non ho fatto altro che studiare queste cose. Io ho libri in abbondanza, tutti i libri che trovo che riguardano la SS e in particolare questa strage. Capito? Io li leggo e li leggo, capito? Perché poi ci sono, ognuno ha una verità sua da raccontare, io racconto la mia, capito? E considerando tutto, perché c'è gente che sarebbe prontissima a perdonare, però avrebbe un po' di soldini, proprio per niente, no? C'è stata una signora, non faccio il nome, che abita lì poco lontano da me, quando sembrava che la Germania fosse disposta a dare un po' di soldi, dice, Francesco, tu prendi un sacco di soldi con tutti i morti che hai avuto e pensare che io quei soldi non li avrei voluti. Ma per questi bambini, per questi ragazzi, perché secondo te è importante che sappiano queste cose? Tutti quelli che tu incontri. Che imparino a perdonare, sì, sì. È venuto Martin Schulz a Martabotto, mi telefono e dicono, guarda, vogliamo che ci sei anche te, ti veniamo a prendere e ti riportiamo a casa. Quando siamo là, figuratevi, mettono su un banco, sul mio banco dove dovevo stare seduto, il mio nome scritto là davanti, insomma, la parlano tutte le persone importanti, compreso il vostro sindaco, capito? Poi alla fine vogliono che io dica qualcosa, io ho detto poco, però ho detto quel che dico ai ragazzi tedeschi che accompagno, perché io ne accompagno tanti, capito? Gli dico che li ho perdonati e dico, abbiamo fatto l'Europa, cerchiamo di fare anche il popolo europeo. Altrettanto ho detto di fronte a Martin Schulz, Martin Schulz mi ha preso un... Beh, questo
l'auspicio più bello che può venire da uno che ha vissuto un'esperienza. No, continuando ad odiare non si va da nessuna parte. No, no, io voglio, sarà un contributo microscopico, però io voglio dare il mio contributo a vedere di migliorare questo mondo, che non è che va tanto bene. Grazie Francesco, grazie. Ti aggiungo una cosa. Ho conosciuto il figlio di Walter Mayer, di Albert Mayer. Viene uno un giorno che abita su per lì da Brigo, c'è un signore lassù che vuole conoscerti. E allora dice: se sei disposto a venire, domani ti vengo a prendere e ti porto da lui. Era ospite di una famiglia. Allora andiamo là e una delle prime cose che mi ha detto che ha cambiato, è riuscito a cambiare cognome perché si vergogna di quel cognome. È riuscito a cambiarlo, ha sposato, è avvocato, ha sposato una ragazza turca, anche lei avvocato, e fanno parte in Germania di un'organizzazione che cerca di integrare là gli esseri comunitari che vanno da loro. Capito? Mi ha fatto avere dopo un libro tradotto in italiano, perché se no io in tedesco, capito, che è sempre in giro, perché tutti lo vogliono, è il racconto dei soldati dell'SS del tutto il tempo che sono stati in Italia, cominciando da Lucca, poi Montesole, poi sono andati in Romagna, poi sono andati a finire in Ungheria, capito? E tutti lo vogliono. Adesso ti racconti. Poi mi ha telefonato uno, diceva: io chiedo se Conti me lo dà, voglio, lo prendo, perché se sì, l'importante. Dico, è stato quasi un anno all'Università di Bologna, mi ha portato il professor Preti. Dicevo, non me lo danno più.